Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora, makeup tutorial che avrei dovuto girare qualche giorno fa, però purtroppo ho avuto un forte sfogo e ora per fortuna si sta cicatrizzando il tutto, ma sono rimasti alcuni segni, non so, io comunque li sto coprendo con il fondotinta, però ahimè si vedono, forte stress, ero piena di bollicine assurde e tra l'altro anche piena di herpes, ora si sta cicatrizzando il tutto però si vede ed è brutto, quindi ho preferito evitare di girare il tutorial. Allora, makeup tutorial autunnale, bene sì ragazze, dobbiamo ammetterlo, l'estate è finita, sta iniziando l'autunno, è iniziata la scuola, buona scuola a tutti, e niente, quindi makeup autunnale. Prima di iniziare, di farvi vedere, insomma, di lasciarvi al tutorial più che altro, volevo rendervi partecipe di una cosa, perché c'è chi magari vede l'intro e poi lascia stare il tutorial. Volevo rendervi partecipe del fatto della scoperta del mascara di Kiko, dell'Ultra Tech. Allora, io sono entrata da Kiko e c'erano i mascara in offerta. Il primo mascara che avevo preso è stato questo qua, consiglio della commessa. In realtà io avevo preso anche quello con il packaging dorato, tutto dorato, però personalmente non mi piace tanto, mentre questo qui ragazzi è qualcosa di strepitoso, io ve lo straconsiglio. Ora sono in offerta a 3,90 euro, quindi andateli a prendere, prendetene più che potete, io andrò a fare la scorta il più presto possibile. A prezzo pieno costano 7,90 euro, ecco, comunque è un mascara validissimo e li vale tutti, però ragazzi davvero è qualcosa di strepitoso, cioè è davvero strepitoso. Nel tutorial poi vi faccio vedere che comunque lo applico e ne sono rimasta entusiasta. Allora ragazzi e ragazze, io spero che il tutorial vi possa essere utile, vi mando un bacione e al prossimo video, ciao ragazzi! Allora, inizio come sempre applicando un primer su tutta la palpebra, sia mobile che fissa. Il primo colore che andrò a prendere è questo ombretto ramato in crema di Avon. In realtà è questo qui, però appunto si è staccata la cialdina, ed è il Tine Transformation. Con un pennello da sfumatura vado a prendere un ombretto color oro, è proprio un oro intenso e questo è di una vecchia collezione di Pupa della linea Hot Tropics. Vado ad applicare l'ombretto nella piega dell'occhio salendo fin sopra l'arcata sopraccigliare. Vado a prendere Emerald D ed è un pigmento di Lumiere Cosmetics, è un colore bellissimo, un verde bosco, davvero molto molto bello. Vado a prendere il pigmento con un pennello a lingua di gatto, leggermente umido. Allora, c'è da dire che effettivamente quando andiamo ad utilizzare i pigmenti bisogna fare abbastanza attenzione perché il pigmento tende ad andare un po' ovunque, quindi cerchiamo sempre di o fare la base dopo appunto aver fatto il look occhi, oppure cerchiamo di mettere qualcosa, anche una mano, per evitare che il pigmento vada un po' ovunque.
Con un pennello da sfumatura vado a sfumare il verde. Riprendo il color oro per evitare il netto distacco tra il verde e il color rame. Al solito gel eyeliner di Essence, vado a tracciare una riga di eyeliner. Vado a riprendere l'ombretto in crema che abbiamo applicato all'inizio con un pennello a penna e lo vado a stendere sotto la rima inferiore. Sono andata ad intingere il mio pennello lingua di gatto con il pigmento verde e lo andremo ad applicare sempre sotto la rima inferiore. Nella rima inferiore invece vado ad applicare una matita nera. E come pezzo forte vado ad applicare il mio mascara preferito del periodo, l'Ultra Tech di Kiko. Lo sto utilizzando davvero da pochissimo. Però ragazze, io ve lo straconsiglio, c'è qualcosa di strepitoso questo mascara. Qualcosa di assurdo, io l'ho pagato in offerta da Kiko 3,90. Ragazze, io ve lo dico vivamente, correte a prenderlo perché è fantastico, è davvero fantastico. Vi faccio vedere l'effetto, ecco appunto, sulle mie ciglia. Ragazze, è strepitoso, sembra quasi di avere delle ciglia finte, cioè ha un effetto ventaglio incredibile. È meraviglioso, davvero bello, bello, bello. Calcolate che io appunto ho quattro peli in croce, quindi non vedevo l'ora di arrivare all'applicazione del mascara. Cioè, è davvero strepitoso, fa un effetto occhio grande, davvero bello. Quindi per il suo prezzo, 3,90 euro, le vale tantissimo, davvero tanto. Quindi vado ad applicare il mio mascara. Niente ragazzi e ragazze, il look è terminato, io spero vi sia piaciuto, vi mando un enorme bacione e al prossimo video. Ciao ragazzi!